Questo è il sarcofago di, attribuito a Martino Aliprandi. Sì, era ospitalizzato. Martino Aliprandi. Questo Martino Aliprandi era un uomo di fiducia di Azzone Visconti, che è stato signore di Milano dal 39 al 49. Dalle informazioni che ho trovato, cioè è stato un pezzo grosso di Milano, oltre ad essere una persona colta, difatti poi vedremo, comunque era a livello politico un personaggio fondamentale, oltre che giurista. Il termine è giureconsulto, cioè esperto di diritto. Tenete presente che a Milano c'è un palazzo dei giureconsulti vicino al Duomo, quindi erano, non era esattamente, per quanto oggi insomma, abbiamo gli avvocati di Berlusconi che hanno una certa importanza, difatti li mette in Parlamento, allora era un ruolo non esattamente quello, ma comunque altrettanto importante. E così per la cronaca, era un oltre ad essere uomo di cultura, ha organizzato la resistenza di Monza contro l'imperatore Ludovico IV, resistenza vittoriosa, è stato podestà di Monza, poi ne vedremo una testimonianza qui. Poi diciamo ha commesso il fondamentale errore, morto Azzone Visconti, che era il suo, come dire, mentore politico, pare che abbia organizzato con suo fratello una congiura. Uno dei fratelli di Giovanni Luchino Visconti, contro cui era organizzata la congiura, se n'è accorto e l'ha fatto morire di fame. Questo è quello che ho trovato, poi va verificata questa cosa. Comunque i Visconti non erano gente molto tenera con chi non gli andava a genio. Quindi questo è il personaggio. Ora andiamo a vedere pezzo per pezzo. Cioè, e qui c'è una tonnellata di cose, perché questa cosina qui che vedete è una rappresentazione della Trinità dove manca la colomba. Vedete, sarebbe anche carino restaurarla, perché esiste. Non è, questa è opera recente. Una foto del Novecento si vede ancora la colomba. Quindi, sì, quindi è recente. È recente il fatto che l'abbiano spillata via. Quindi c'era la colomba, Cristo e suo padre che lo sostiene. Ora, questa semplice, già solo questo punto di questo quadro, al di là del bello, significato nella cristianità, è una cosa molto diffusa nel nord Europa, che si chiama trono di grazia. Ma in Italia, almeno in Lombardia, io ho guardato la definizione tedesca su Wiki ed è molto, molto lunga, si parla di Francia, Germania, Italia niente, quindi credo che in generale in Italia è una cosa molto rara questa, indice probabilmente della cultura del committente. Stiamo parlando di una persona di alta cultura che quindi conosceva cose che in Italia erano poco diffuse e ha voluto metterle al centro. Qui sostanzialmente ci sono le tre persone, perché c'è Cristo e il padre che mostra Cristo al fedeli, come per dire accetto il suo sacrificio, e questa è la via verso la salvezza, cioè il sacrificio di mio figlio. La colomba è lo Spirito Santo. È un angelo. Credo che sia un angelo, eh. Comunque non è spiegato. Sì, fanno parte della stessa corona. Un attimo.